Crotone Lazio allo stadio Yoshida, ci giochiamo la salvezza. Che cosa succederà? È una partita decisiva, dobbiamo vincere. Noi dobbiamo pensare prima a vincere e poi pensare a quello che succede dopo. Non ci interessa niente, soltanto dobbiamo, il nostro compito è vincere. In tutto questo l'allenatore Davide Nicola ci ha creduto fino alla fine. E io sono con Nicola perché ci credevo anche dall'inizio, quando la scuola non andava bene, ci credevo. Cioè il lavoro di Nicola si è visto e si sta vedendo. È un allenatore che ha lottato fino Lottato e ci ha all'ultimo. creduto, Non ha cioè, mollato. a parte che non ha mollato, ha avuto la stima della società ed è stato un grosso vantaggio perché la società ci credeva in lui, del suo lavoro e non ha cambiato. Ed è stato un bene che L'abbiano mantenuto. l'abbiamo mantenuto, quello. Anche se dicevamo allora Nicola, vattene, non lo vogliamo, via di seguito. Io l'ho sempre sostenuto, io Uzzu Raffaele, ci ha sempre invitato a usare, ed è stato una. Da quando gli ho buttato il salò, abbiamo cominciato a Via vincere. da Crotone a Torino allo stadio per sostenere la maglia rossoblu. Rosso-blu. E certo, fino alla fine c'è un solo slogan, tutti insieme, Appassionatamente. tutti insieme appassionatamente, fino alla fine, forza Crotone, oh, fino alla fine, forza Crotone, non mollare Cosa diciamo all'allenatore dell'Empoli, Martuscello? mai! E Martuscello può dire quello che vuole, perché se si trova in quella posizione. Con i giochetti che hanno fatto le grandi squadre come Milan, Fiorentina, Inter e anche Torino. E ci metto anche il Bologna che è andato a Empoli e ha fatto le belle statuine. Queste, noi invece siamo una realtà. C'è quella che mi ha impressionato a me di più, la schiettezza di Tardelli, che ha detto che il Crotone merita di stare in Serie A. E noi lotteremo io ci credo, ci ho sempre creduto e ci crederò sempre. Allo stadio Yoshida contro la Lazio, Uzzurafelo che tipo di sale butterà? Perché? Non sarà di baccalà, questo è certo, è perché giustamente l'ho portato a pescare, l'ho fatto col Milan, però ci puzzava troppo. Ma Uzzurafelo non è nuovo alle trasferte, tanti anni fa portava nel pullman un liquore, mi pare dolce, Uzbibbo. Che cos'è? È un liquore dolce che io ero innamorato di quel liquore, però adesso non lo posso bere più e mi si cantava la canzone. Lo vedrò buttare il sale, lo vedrò bere il Zibibbo, Zurafele, e le trasferte erano sempre così, allegramente. Quando c'è un Zurafele di trasferte è una cosa pazzesca, Ed è questo il diventa uno Crotone. spettacolo. E per finire, urlando, come diciamo? E Catanzaro va a cacare, Crotone, e basta, e via. Forza Crotone sempre, non mollare mai. Ok?